Vittoria Milan. Tra questi, teppisti e violenti. Al termine della gara, un genovese di 21 anni, ferito con due colpi di arma da taglio, è stato ricoverato con prognosi riservata. Altri due, sempre genovesi, sono stati feriti alla testa. Se a questa cronaca si aggiungono due fermi effettuati dopo tafferugli ad Udine e le violenze subite a Brescia da colleghi, tecnici della radio ai quali è stata distrutta l'auto Rai, non si può non sentire e non denunciare il campanello di allarme. Ed ora Sampdoria-Milan, cronaca sportiva, che fa perno sul gol di De Vecchi, lo stiamo per vedere, annullato a 6 minuti dalla fine dall'arbitro Delia per posizione di fuorigioco dello stesso giocatore rilevata dal guardialinea. Da Sampdoria-Milan la conferma di una classe tecnico-tattica del Milan, superiore alla media della Serie B, e lo si sapeva, ed ancora la novità Sampdoria, squadra pratica, dal gioco piacevole, essenziale. Il confronto Orlandi-Buriani, lo vediamo, ha illuminato una partita che ha avuto momenti esaltanti negli affondo del Milan e nella risposta del portiere Garella. Su Novellino, eccolo nel primo tempo. E su Antonelli nella ripresa. Mentre per la Sampdoria l'azione più pericolosa era stata nel primo tempo da questo scambio tra l'esordiente De Ponti e l'ex milanista Sartori, anticipato da Piotti.